definire, sono di Tenulissiano, sono comunista, ma questo non importa perché c'era una grande amicizia, una grande stima professionale. Ciò detto, questa scena è molto significativa nel film perché il personaggio interpretato da Sordi è Magnocci, giornalista incorruttibile. È l'Italia che viene dalla Seconda Guerra Mondiale, si sta ricostruendo il paese e c'è chi crede negli alti ideali. Magnocci è uno di questi. Il sistema lo tenta attraverso, adesso non ricordo bene se è un industriale, che gli offre, credo per l'epoca, 300-500 mila lire, che è una cifra favolosa. E Magnocci dice di no, perché non si piega. Questa è la scena da girare. Succede quando devo girare questa scena, il set si interrompe. Dato che si sa che aria tira, Alberto Sordi chiude la sua roulotte e Dino Lisi dice chiamate Sonico. Non c'erano i cellulari all'epoca, quindi riescono a trovare Sonico a casa, lo contattano col telefono di rete fissa, Sonico si precipita e si chiude nella roulotte con Alberto Sordi. Sembra che esca dopo circa 3 o 4 ore.